non a caso il costeggiatore cosa fa? Invita la ragazza a cena, ovviamente poi se unisci anche una bevanda, un vino, uno champagne, è chiaro, allora a maggior ragione riesci a creare quell'atmosfera particolarmente idonea per una conquista. Ecco, ma io invece volevo aggiungere un'altra cosa, sempre qui al Caffè del Parco, che se è vero che uno può riuscire a, usiamo il termine giusto, a godere, a provare piacere in un'attività legata alla sessualità, e visto che questo è un video che va su YouTube, sempre per quello che mi riguarda la condizione della maggiore età, precisiamolo, io che ho questa carbonara da circa un'ora che adesso andrò a mangiare, è anche vero che può essere, secondo me, anche un buon piatto cucinato bene, si può dire un appagamento sessuale? Cioè cibo uguale a sesso, cibo uguale a sesso. Propinquo, allora. Beh, il gelato non è niente di segame. Ottimo, il gelato squisito hanno. No. Quanto è acceso? Oh, mamma mia. Ora mosca sul gelato, andato, guarda. Devo pulire perché non mangio. Insomma, per concludere, se è vero che il sesso stimola il piacere, o viceversa il piacere, no, il sesso può, no, il sesso può dare piacere, egualmente un buon piatto di pasta, una carbonara, egualmente può suscitare un'emozione, un piacere similare.